Come si scrive una canzone? Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Pensieri Armonici. Ovviamente è una domanda buffa, se vogliamo, retorica, no? Quasi priva di senso. Come si scrive una canzone? Ci sono un miliardo di modi. E sul web trovate video più disparati, tra quelli molto molto semplici a quelli ben fatti da professionisti del settore musicale. Io, se avrete voglia di seguire tutto il video, in fondo lascerò un mio brano, un video di un mio brano, e così vedete che vi parlo di come si scrive una canzone, perché le so scrivere, le ho scritte in passato. Un mio pezzo che si chiama Illusione di noi, che ho scritto qualche annetto fa ormai, diversi anni fa. E come si scrive una canzone? Al di là dello studio di uno strumento, che chiaramente è necessario, le canzoni possono nascere anche semplicemente sapendo strimpellare una chitarra o muovere proprio i primi accordi su un pianoforte. Non è necessario essere dei musicisti per scrivere grandi pezzi. Ovviamente è chiaro che se uno vuole fare di mestiere il musicista, o comunque riuscire a scrivere sempre meglio, sarebbe opportuno studiare lo strumento, proprio per darsi la capacità di cogliere tutte le dinamiche e gli aspetti musicali, per rendere fare sempre qualcosa di più bello e di più piacevole. Ciò che io però volevo dire oggi è che credo che le canzoni in realtà non si scrivono, le canzoni esistono già nell'aria. Come diceva un vecchio brano che vinse un Sanremo qualche annetto fa, di Aleandro Baldi, che si chiamava Passerà, iniziava con una frase, il testo, che recita: le canzoni non si scrivono ma nascono da sé. E io credo che sia assolutamente vero. Le canzoni, se voi ci pensate, se siete le persone che scrivono, se siete costoro, generalmente riescono a scrivere meglio, comunque le cose migliori, in un momento di forte euforia, oppure in un momento in cui sono malinconici, quando accade qualcosa. Ecco che l'aspetto emozionale è fondamentale. Questo, secondo me, è dovuto al fatto che le canzoni in realtà esistono. Queste melodie che uno crea in realtà esistono, sono frequenze sconosciute, impossibili da essere ascoltate dai più. Perché? Perché per poterle cogliere bisogna avere la capacità dell'animo di sviscerarle, di ascoltarle. Così come l'artista pittorico deve avere la capacità, deve avere una grammatica del colore che la persona comune non ha, ecco che l'artista musicale, il cantautore, colui comunque l'autore di canzoni, deve avere questa capacità di trasformare le proprie emozioni, le sensazioni del vivere, veicolandole in una musica, in una melodia, che in realtà esiste, l'anima le coglie. Quindi è proprio una questione di anima, è una questione di sensibilità. L'animo umano è qualcosa di ancora sconosciuto. Se la mente umana lascia ancora presagire tanti passi per poterla conoscere al meglio, tanti anni, tanti studi da fare, l'anima, probabilmente dell'anima non siamo neppure agli albori di quello che potrebbe essere il mondo che racchiudiamo all'interno, ciascuno all'interno di sé. Ecco, le persone, gli artisti non sono altro che persone che riescono a comunicare con il sé racchiuso, con il proprio io, con l'inconscio e con il mondo esterno, con una sensibilità che le persone comuni non hanno. Tutto qua sono quelle life skills che, diciamo, subentrano nelle persone. Ci sono persone che sono portate per la tecnologia, per l'ingegneria, per la matematica, e ci sono persone che sono portate per le relazioni umane, per comprendere, per l'empatia. L'empatia è una qualità di una potenza indescrivibile. Ecco, per riuscire a scrivere dei grandi brani bisogna avere chiaramente questa forza.
per grandi brani e per scrivere non intendo le hit, mettersi a tavolino, studiare la hit del momento, che cosa possa andare. Quello lo può fare chiunque, basta fare un qualsiasi corso di musica, si sono ormai dei professionisti delle hit. Però le hit che cosa sono? Sono brani che durano una stagione, la stagione successiva viene soppiantato dalla nuova hit del momento, perché la gente poi, le hit poi dopo un po' stufano, no? Sono quelle canzonette che ti entrano in testa, ma dopo un po' dici basta. Mentre il grande brano è magari un pezzo come, che ne so, Bohemian Rhapsody dei Queen, Imagine di John Lennon, che ha qualche anno sulle spalle, ma quando la senti resti lì e ti lasci cullare, emozionare, perché ti toccano le corde dell'anima. Siamo sempre lì, cosa che nessuna hit riuscirà mai. Ecco, il video di oggi era proprio orientato a questo. Se volete diventare degli artisti, che degli autori di canzoni, dei cantautori, una band che fa canzoni proprie, dovete avere anima, quello sicuramente. Dovete essere portati, perché nessuno vi potrà mai insegnare come scrivere una grande canzone. Una hit sì, ve lo insegneranno, ma una grande canzone no, nasce da qui. O avete la capacità di cogliere le dinamiche queste frequenze che ci sono, altrimenti no. In coda, come promesso, vi lascio il mio brano. È un brano che ormai ho scritto nel 1996, quindi è un po' vecchiotto, però credo che sia ancora attuale. Un grande brano? No, non ho la presunzione di dire che sia un grande brano, però penso che sia un discreto pezzo, e ve lo lascio, se avete curiosità ve lo allego. Grazie mille, ci vediamo alla prossima con un'altra tematica. Se vi è piaciuto il video e volete seguirmi, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Grazie. Sono una melodia, mi raccoglio e mi porta via. Vivo a ritroso i momenti di questa mia vita, i suoi mutamenti, ma chi manca sei tu. Giungo alla ferrovia, prendo un treno, poi fuggo via, lontano dai tormenti del cuore, quei miei turbamenti che bruciano dentro, l'illusione di noi. Fa male però quel letto così, ancora disfatto. Nell'illusione di noi, che cosa darei per vivere?
padrone di noi. Illusione di noi. Illusione di noi.